per avermi invitato, grazie a Macao, grazie al film, a chi si è sbattuto, si è impegnato per costruire questa bella due giorni. Allora, la mia relazione si chiama Ecologia del Comune, proverò a riprendere un po' di temi che Giorgio ha messo sul piatto, antropocene, capitalocene, poi proverei a fare un discorso su come pensare nozioni come quelle di ontologia, ecologia e politica in mondi più che umani, no? E dunque il termine ecologia in qualche modo sta a sottolineare la necessità di pensare forme di commoning, di fare comune oltre la mediazione politica moderna, oltre l'antropocentrismo che contraddistingue la concezione politica della modernità. Beh, cominciamo. Allora, si diceva nell'introduzione, la categoria di antropocene è una categoria che sta circolando moltissimo nelle accademie, sta circolando moltissimo nei dibattiti militanti, ma anche nel mondo dell'arte e più in generale nell'opinione pubblica, no? Non mancano riviste e quotidiani che hanno un'attenzione, non italiane, che hanno un'attenzione costante ai temi del cambiamento climatico. La categoria di antropocene è una categoria che però nasce dentro le scienze dure, con una serie di contributi che sul finire del secolo scorso hanno cominciato a mettere al centro la possibilità di definire una nuova epoca, una nuova era geologica. Appunto l'antropocene come l'era dell'uomo. C'è un dibattito ovviamente che non sto a riassumere su da quando comincia l'antropocene, la maggior parte dei contributi insistono sulla rivoluzione industriale, dunque su un modello produttivo centrato sui combustibili fossili, carbone, poi il petrolio, eccetera, eccetera. Qual è la questione? La questione è che si dice mai come nelle ere precedenti l'uomo, la specie umana, mobilita quantità di materia nello spazio globale, nello spazio del pianeta Terra. Questo con conseguenze che sono ormai sotto gli occhi di tutti sulla composizione biologica, chimica, geologica e climatica del pianeta Terra. Ci sono un sacco di obiezioni in relazione all'antropos dell'antropocene, poi ne parleremo. Quello che però, io credo che entrambe queste categorie, antropocene, capitalocene, ci dicano qualcosa. È giusto avere una dimensione di critica, ad esempio, rispetto all'universalismo dell'antropos, ma mettiamo anche al centro il fatto che grazie alla circolazione di questa categoria questioni come il cambiamento climatico, la sesta estinzione di massa, che significa che se ne stanno andando più o meno 16.000 specie viventi nello spazio globale, oppure gli effetti degli esperimenti nucleari proprio sugli strati geologici del pianeta Terra, sono argomenti di dibattito pubblico, sono argomenti che circolano e tematiche assolutamente centrali per pensare la politica e, come proverò a dire, una politica della materia alternativa a quella che sta producendo tutto questo. Dicevo, è una categoria molto problematica, quella di antropocene. Sto smontando. Dicevo, una categoria molto problematica è quella di antropocene, l'universalismo dell'antropos, la specie come categoria a partire dalla quale pensare la politica, ovviamente fa molto problema a me e penso a molti di noi. In contrapposizione, in parziale contrapposizione a questa categoria, abbiamo avuto negli ultimi anni la categoria di capitalocene, con una serie di autori, tra cui Jason Moore, che spiazzano in qualche modo l'universalismo dell'antropos e mettono al centro non tanto la storia dell'uomo ma la storia del capitale come chiave di lettura del nostro presente e dello spazio globale. Quello che è interessante a mio modo di vedere è come la categoria di capitalocene insista nel mettere al centro i livelli di dominio, di violenza, di sfruttamento che attraversano il mondo e dunque a spiegare le trasformazioni del nostro tempo attraverso la proliferazione di linee di genere, di classe e lungo la linea del colore e che in qualche modo inserisca l'elemento, mettiamola così, delle relazioni di potere nel sociale dentro alla definizione e alle trasformazioni del mondo materiale, no? In qualche modo entra un'intelligibilità del sociale dentro il processo di trasformazione anche materiale dell'ecologia mondo. Quello che io penso
è che appunto entrambe queste categorie ci dicano qualcosa, ma che noi abbiamo bisogno, ed è necessariamente è un esercizio situato, contingente, che ha a che fare, come diceva, che ha parlato prima di me, con tanti esercizi parziali, figurazioni, scommesse pratiche, ma anche tentativi concettuali, teorici, speculativi, di ripensare le categorie della politica di fronte a tutto ciò. Cioè, abbiamo bisogno di una terza narrazione, non so se commoning o ecologia del comune, insomma, o cosmopolitica, sono tutti tentativi di alludere a qualcosa. Qualcosa anche che metta un attimo, che provi a certamente avere memoria del passato e del presente e in qualche modo di tutte quelle forme di ingiustizia sociale, ma che non riduca la pensabilità di un altro modo di costruire relazioni socio-materiali semplicemente ai conflitti sociali. Lo diceva Giorgio all'inizio, non c'è alcuna garanzia in una politica puramente anticapitalista di costruire altre forme di relazionalità tra specie diverse, no? Quindi diciamo un campo aperto a cogliere le dinamiche costituenti, affermative, che nello spazio globale si stanno dando, con tutti gli elementi di eterogeneità e di differenza che questo comporta. Allora, il mio tentativo di oggi è provare a pensare in questa dimensione i concetti di ecologia, ontologia e politica in mondi più che umani. Nel farlo, comincio con una premessa: a me interessa il concetto di ecologia perché qualsiasi scavo ecologico mette in discussione l'individualismo metodologico, che è quello che ancora ci portiamo appresso pur nella crisi del modello neoliberale, anche qui le dimensioni di soggettività nella costruzione del desiderio, nell'intellegibilità del capitale umano, eccetera eccetera. Ecco, una nozione di ecologia che legge i processi ecologici che si danno nel nostro vivere assieme agli altri, poco importa se questi altri siano sia esseri umani che non umani, è un'ecologia nella quale si riconosce che la vita di ogni ente non è separabile dalle sue interdipendenze. Quindi questa nozione è una nozione che riprenderò più volte, quella di interdipendenza della vita di enti eterogenei. Poi la discussione di oggi si chiama la natura del comune. Io dico, mi piace Spinoza, quindi non mi fa problema la nozione di natura. Mi fa invece molto problema ogni articolazione della nozione di natura come fondamento, come ordine dato a cui conformarsi. Allo stesso tempo però ho una certa difficoltà a concepire l'artificio o la dimensione culturale come creazione dal nulla, o come separazione o emancipazione umana dalla materialità delle cose del mondo. Dunque il tentativo è provare a leggere l'ecologia, poi proverò a essere più a dire più parole su questo tema, in nature culture, per dirla con Donna Haraway, rifiutando anche di concepire la natura come puro segno, perché la materialità è anche scoperta dell'altro, non solo puro segno applicato a una materia inerte. Va bene, cominciamo. Allora, un autore chiave per questo viaggio, un viaggio breve, però insomma, ecologia, ontologia politica e mondi più che umani, lo facciamo con Félix Guattari, Bruno Latour, Donna Haraway e Isabel Stengers, con poco tempo dedicato ad ognuno di loro, ma che credo abbiano da dire qualcosa al nostro dibattito su commoning in mondi più che umani. Allora, nell'89 Guattari scrive Le tre ecologie, un testo secondo me centrale per riprendere la nozione di ecologia con un corpo pienamente politico dentro il mondo che stiamo vivendo. Tre sono le linee sostanziali, tre i problemi a partire dai quali Félix Guattari pensa l'ecologia come dimensione trasversale della pratica politica: l'impatto sociale della progressione tecnoscientifica, che altera tanto le forme di produzione quanto di riproduzione sociale, cioè l'avvenire delle tecnoscienze che creano ontologie, mondi, forme di vita, e il salto che questo comporta nel nostro modo di vivere e lavorare insieme, è una linea. La seconda linea problematica è l'impatto sociale della progressione, il problema della crisi ecologica e dunque la messa in discussione di migliaia di specie differenti. La terza riguarda direttamente la soggettività e il dilagare di forme di implosione, di infantilizzazione regressiva nel rapporto che la società ha, che la soggettività, scusate, questo è il vino a pranzo, ha con la propria esteriorità. Che vino?
Allora, io penso che questi, dentro questi tre processi siamo profondamente immersi nella nostra contemporaneità, e l'attenzione che Guattari ci offre è che nel concepire l'ecosofia come pratica trasversale dell'ecologia bisogna sempre stare attenti a sperimentare forme di esistenza nelle quali venga tenuto in conto l'essere dell'altro, con il suo carattere di differenza, di libertà, di apertura a campi di possibili infiniti. Dunque, l'ecosofia non come una pratica a partire dalle quali, diciamo, abbiamo capito come va il mondo, dobbiamo semplicemente proiettare una visione del mondo, ma come un rapporto quotidiano con la materialità del mondo, sempre aperto ad essere spiazzato dall'incontro con l'altro. Ovviamente è una politica questa trasversale che riguarda il rapporto col corpo e con le fantasie, con il tempo che passa, con i misteri della vita e della morte, ma riguarda anche come noi riconfiguriamo i nostri modi di essere in gruppo, o il nostro rapporto con le tecnologie o con gli organismi viventi. Ecco, io credo che questo spirito, questa tensione all'ecologia che viene da Guattari, possa essere sviluppata oltre, da un lato, il riduzionismo dell'umanesimo moderno, e ora proverò a spiegare cosa intendo, e dall'altro però anche oltre quella che viene spesso, cioè quella che io definisco l'autonomia del sociale, cioè un'intellegibilità della politica in cui al centro stanno semplicemente i rapporti di potere tra gruppi umani. Punto di partenza del mio discorso: la mediazione politica moderna. Ora la faccio molto, molto breve. È nota che nella narrazione del contratto moderno noi abbiamo un salto che avviene attraverso il passo, sto parlando del contrattualismo, tra uno stato di natura e uno stato politico. Ecco, dentro quella intellegibilità politica, la natura è ciò che viene prima, poi si crea l'ordine politico, l'ordine della cultura, in cui la politica è una faccenda di esseri umani, la politica riguarda solo gli esseri umani, gli unici attori del campo politico sono gli esseri umani. Un gesto di purificazione, un gesto di purificazione che non è tanto diverso dagli effetti dell'antropocene in qualche modo. Allora, nel dibattito degli ultimi decenni, in un filone abbastanza trasversale di studi, Science and Technology Studies, Cultural Anthropology, Filosofia della Scienza, eccetera, eccetera, ci sono diversi tentativi di pensare la politica oltre questo gesto di purificazione, a partire dal riconoscimento della materialità della nostra vita quotidiana, la quale non può essere giunta e separata dalle tante interazioni vitali che legano la vita della nostra specie a quella di molteplici altri attori. Allora, andrò molto veloce. È chiaro che su questo terreno c'è un dislocamento, cioè nel momento in cui attori del campo politico e delle nostre pratiche quotidiane diventano soggettività umane e non umane, dal computer ai batteri e via discorrendo, c'è anche uno spostamento rispetto al rapporto che c'è tra forze agenti e materialismo, per cui in questo filone c'è un recupero di un materialismo non dialettico che va da Whitehead, a William James, a Bergson, a Deleuze e a Isabel Stengers. Partiamo con un breve bit di Latour da questo punto di vista. Latour scrive: ci sono semplicemente più agencies in un pluriverso, per usare un'espressione di William James, di quante filosofi e scienziati pensano possibili. In questa chiave di lettura la nozione di molteplicità allude più a una proprietà delle cose stesse piuttosto che a una molteplicità di punti di vista umani di una stessa cosa. Quindi al centro qui ci sta l'idea che una cosa è sempre un pluriverso di agenti materiali. Non possiamo mai concepire un'azione, una pratica, senza leggere il pluriverso di forze materiali che partecipano a costruire questo processo. Dunque, un pluriverso è sempre l'esito di una coesistenza e di una coproduzione di agenti. Semplicemente Latour ci sta dicendo che non solo l'uomo non può separarsi dal mondo materiale in cui vive, ma anche che in qualche modo l'uomo non è padrone, non ha controllo sugli agenti materiali con cui interagisce, ma spartisce la propria agency con quella di tanti altri attori umani e non umani. Qual è, diciamo così, la conseguenza? Salto l'actor network theory, insomma una concezione sociologica che non mi piace nemmeno, però diciamo che deriva da questa impostazione ontologica per leggere l'ecologia. Vado direttamente alla politica.
Il problema qual è? Per Latour il problema è riaggiornare la mediazione politica moderna, cioè esattamente come il parlamentarismo è stata la forma principale attraverso la quale la costruzione dello Stato politico come separazione dallo Stato naturale è stato di fatto negoziato, Latour ci propone un Parlamento delle cose, dunque una rappresentanza politica all'ennesima potenza, nella quale ci sia spazio di negoziazione anche per entità non umane. Ad esempio, questa proposta, piaccia o non piaccia, però risuona anche con quello che sta accadendo in molte parti del globo, cioè il riconoscimento ad esempio del diritto d'esistenza di un fiume o di una montagna, no? Ha anche effetti giuridici. Ecco, da un certo punto di vista è la riproposizione del tema della rappresentanza allargata alla presenza di entità non umane. Ecco, la politica qua è una politica che impatta la vita in qualche modo dal di fuori, sul terreno del diritto, della rappresentanza. Io credo che la differenza fondamentale tra l'impostazione di Bruno Latour e ad esempio l'impostazione di Donna Haraway è che Donna Haraway è meno interessata a capire come si ripropone una teoria della mediazione politica moderna, poi alla fine inclusiva, capace di favorire negoziazioni, diciamo, sul terreno della rappresentanza politica, e più interessata, secondo me più in schietta continuità con Félix Guattari, a come si costruisce una politica costituente, cioè un piano politico esistenziale che ha al proprio centro non tanto come ci rappresentiamo le cose o come le codifichiamo, ma come vogliamo vivere, i modi di esistenza che siamo capaci di inventare e come dentro questi modi di esistenza cambiamo le forme determinate in cui diversi enti alterano loro stessi. Allora, però Donna Haraway ci dice una cosa altrettanto importante. Come Latour, Donna Haraway sviluppa un concetto, quello di ibridità, che ha molto a che fare anche con lo sviluppo tecnoscientifico contemporaneo. Secondo Donna Haraway, in qualche modo, le modalità specifiche in cui le nozioni di spazio e tempo sono state pensate nella modernità saltano completamente nelle forme di vita contemporanee, e questo ci costringe a un'impossibilità, l'impossibilità di pensare come linee di separazione essenzialista la natura dalla cultura, il tecnico dal politico, l'umano dal non umano, il soggetto e l'oggetto, il materiale e il semiotico. Non è più possibile un gesto purificatore capace di separare ciò che è politica da ciò che è tecnica, ma anche ciò che è natura da ciò che è cultura. In qualche modo, se Kruse nel 2000 ci diceva benvenuti nell'antropocene, Donna Haraway negli stessi anni ci diceva benvenuti nell'implosione dell'antropos, benvenuti in Nature Culture. Ecco, andando avanti con il contributo di Donna nel pensare l'ecologia in un altro modo, è chiaramente un'ecologia costituente, perché la sperimentazione di forme di vita ha direttamente al centro il compito di assemblare umani e più che umani in modi più sostenibili. È una pratica dell'incontro, è una pratica della co-costruzione comune, sempre più necessaria nel tempo in cui proprio le tecnoscienze creano mondi nuovi. C'è un profilo ontologico che sta dentro l'evoluzione tecnoscientifica del mondo, e dunque al centro c'è la costruzione di forme di vita, di ontologie, della nostra capacità di fare terra, concepita come una politica della materia, come una pratica della materia, che però difficilmente può essere ridotta a una politica, diciamo così, universalistica o generale, ma tutti gli esperimenti, anche cui faceva riferimento che ha parlato prima di me, sono esperimenti situati. Quindi una politica della materia che ha sempre a che fare con contesti situati e con processi e pratiche che partono da bisogno, necessità, pratiche, rapporti materiali sempre contingenti. In qualche modo viviamo nell'epoca dell'ecologia politica, perché non possiamo più pensare che la politica sia separabile dai processi di materializzazione che creano mondi, enti e forme di esistenza. Ecco, se pensiamo all'ecologia politica in questo modo, direttamente abbiamo una politica della materia che ci fa immaginare, sperimentare, figurare, raccogliere esperimenti che hanno al centro la costruzione di altre forme di esistenza materiale. Ecco, io credo che questo risuoni anche nella loro eterogeneità con una tendenza che noi vediamo dentro i movimenti sociali, i movimenti socio-ecologici, no?
dal farsi pienamente globale dei movimenti ecologisti e contadini, alle pratiche di solidarietà per il diritto alla salute, la permacultura, le fabbriche occupate, i movimenti femministi e queer che tanto stanno sperimentando in questa direzione, io credo che un punto politico di una politica costituente sia sperimentare altri modi di relazione tra persone, piante, artefatti, umani, suolo, tecnologie, e che questo campo trasformativo sia un campo anche non sempre sovrapponibile con la politica visibile della messa in discussione del potere, eh? A volte questi piani si sovrappongono, a volte no. Ecco, la costruzione di alternative materiali che abbiano al proprio centro la scoperta dell'interdipendenza che popola ogni specifica ecologia relazionale, credo che sia un tema centrale per definire un'ecologia sempre come un'ecologia della relazione, un'ecologia relazionale qui al centro c'è la capacità di agire con altri che hanno per noi significato, di essere contaminati, trasportati, ridefiniti dalla presenza attiva e dallo spessore di altri che per noi contano. Bene, veniamo a Isabel Stengel, poi finisco, perché credo che su cosa significhi pensare con e agire con e quanto questo sia importante per pensare il comune e i mondi più che umani, il contributo di Isabel Stengel sia parecchio importante. Allora, Isabel Stengel concepisce la politica sempre a partire da problemi esistenti, che hanno a che fare con pratiche materiali o con pratiche di saperi, ma è sempre l'idea che la politica sia qualcosa che alleni la nostra capacità di essere responsabili, di rispondere a dei problemi a cui ci troviamo di fronte. No issue, no politics, per dirlo con uno slogan. E allo stesso tempo che una politica materiale, e dunque la questione ecologica, ha molto a che fare con le connessioni e le frizioni che si vengono a creare tra ciò che viene ad esistere e le tante differenze che si determinano in relazione a tante esistenze alle quali un ente che viene ad esistere è connesso. Di nuovo, no? Questa idea di relazionalità al centro. Dunque, il rapporto problema-soluzione che si dà dentro questa idea di relazione è un problema dentro il quale ciò che è comune non è tanto una proprietà o una sostanza comune, un sostrato di comunanza, ma è ciò che chiama in causa diversi attori e ciò che li forza a pensare, ad inventare, ad agire di concerto, dipendendo gli uni dagli altri. Cioè, il comune è ciò che ci forza ad agire insieme. E dunque questa visione del comune che in qualche modo rifiuta tanto la presenza di un arbitro, di una figura in qualche modo della trascendenza, di un universalismo che ci dice ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ma rifiuta anche l'idea che il comune venga da una sostanza, da un sostrato comune, laddove Isabel Stengel prende sul serio la lezione che in fondo viene da Deleuze, che divergere è costitutivo. E dunque una nozione di comune dentro una tensione composizionalista. Cosa voglio dire? Che è dentro questa lenta composizione di differenze che costituiscono dei processi di commoning, di fare comune tra forze, entità eterogenee. Ecco, se intendiamo per ontologia la capacità che certi attori hanno di alterare le condizioni materiali dei loro spazi di esistenza, e se riteniamo che pensare la politica dentro l'ecologia nel contemporaneo abbia fortemente a che fare con questo elemento qua, con la capacità che certi attori hanno di alterare le proprie condizioni materiali di esistenza, io credo che ogni processo trasformativo debba essere letto dentro a specifiche relazionalità ecologiche. Questo è un intervento speculativo, non ho modo di fare esempi concreti, riprendendo la suggestione di prima che ha a che fare con il mondo contadino, genuino clandestino, questione di cui mi sto occupando direttamente. Lì è evidente che non c'è politica senza la sperimentazione di altri modi di relazionarsi al suolo. Va benissimo la questione del rapporto tra produttori e coproduttori, va benissimo la questione della moneta, va benissimo la capacità di creare sopravvivenza e forme di istituzioni autonome, ma al centro c'è anche la capacità di costruire un altro rapporto col suolo. Di nuovo, la dimensione materiale che ha a che fare con la politica della materia
come dimensione centrale per pensare all'ecologia. Come diceva il giovane Marx, tutto ciò che esiste è materia, e dunque noi potremmo dire con lui che non esiste attività trasformativa che non sia in fondo una politica della materia. Ultima cosa, e poi finisco, e ha più a che fare invece con le lotte visibili, con i conflitti. Se noi apriamo un atlante, un mappamondo, e guardiamo all'intensità e alla centralità politica che hanno le lotte indigene, dico, nell'America del Nord, nell'America del Sud, ma più in generale in tutto il globo, se vediamo anche in una fase politica come questa la centralità che hanno i conflitti ambientali, pensiamo banalmente all'Italia, no? Sono dappertutto i conflitti ambientali, e sono dappertutto anche, in forme a volte anche meno visibili, i tentativi di costruire altre forme di relazione tra entità differenti in qualche modo, no? E dunque io credo che la scommessa sia quella di non separare, di non tenere distinto le lotte che esplicitamente mettono in discussione delle linee di potere, le lotte che mettono al centro l'elemento della resistenza, del rifiuto, della negazione ad essere distrutti o comunque a vedere riconfigurata la propria vita, lotte che mettono al centro anche qui questioni molto materiali, l'aria, l'acqua, il suolo, e tenerle vicine ai tanti piccoli esperimenti di costruzione di parziali, quotidiane, limitate alternative di buona vita e di esistenza.